Come svolgere correttamente un compito con Classroom in cui vi è richiesto di utilizzare un file di Google Doc? Prendiamo per esempio il compito relativo all'analisi della novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga. Prima operazione, cliccare sul post. Seconda operazione, leggere la consegna. Leggiamola. Leggi alcuni passi scelti della novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga nel file Rosso Malpelo, quello che è stato postato, caricato sotto le istruzioni. E rispondi alle domande del questionario utilizzando il file di Google Doc appositamente creato. Eccolo, è qui. Quindi devo leggere il testo dal file di Word, ma devo usare il file di Google Doc per rispondere alle domande del questionario. A questo punto io posso procedere in due modi. Illustriamo il primo. In tutti e due i casi, per tutte le due modalità, dovrò aprire il file di Word. Ora, la visualizzazione che vedete è in modalità di visualizzazione semplice. Non è il file che ho, non, il file non è stato scaricato, ma se voglio scaricarlo basta cliccare sui tre pallini in alto a destra e aprire il file in un'altra finestra. Quindi, prima modalità, io posso utilizzare questo file e quindi scrivere le risposte qui, ma soltanto come base di appoggio, perché poi le risposte che ho scritto nel file del testo dovranno essere trascritte, quindi ricopiate, nel file di Google Doc creato appositamente nel compito di Classroom. Posso anche scrivere le risposte in un file a parte, in un file che creo a parte sul mio PC. L'importante è che le risposte che ho scritto vengano trascritte sul file di Google Doc. Vediamo il file di Google Doc. Eccolo qua. Si trova sotto la dicitura il tuo lavoro. Quindi apro il file e attraverso la procedura del copy and paste, cioè del copia e incolla, non faccio altro che copiare le risposte scritte nel file dove trovo il testo nel file di Google Doc. Una volta trascritte le risposte, chiudo il file e clicco su consegna. Verrà inviato un allegato per Giovanni Verga Rosso Malpelo. Posso annullare la procedura o, se sono sicura di aver svolto correttamente l'esercizio, cliccare su consegna. Per ora annulliamo. Seconda modalità. Io posso scrivere direttamente le risposte del questionario qui, senza fare il copia e incolla e senza utilizzare due file, ma solo un file. L'importante è che una volta completata l'operazione io chiuda il file, che in realtà risulta già condiviso, e clicchi su consegna. Perché usare Google Doc e non Word? Semplice, perché così le correzioni che l'insegnante dovrà effettuare nel testo saranno visibili agli studenti, che avranno scaricato nel loro dispositivo l'applicazione di Google Doc. Utilizzando una versione, un formato diverso da Google Doc, le correzioni non sono visibili.